ecco qua, scusate. Ma che meraviglia! Ma controllate questo applauso anche per Christian De Sica e Belen Unziger. Ma dove Michelle? Mi chiamo Michelle. Mi venivo da detto che siete molto simili. È una mia amica, dire. Però non cammino così, eh. No. Non è che questo è il cammello di Aldo Giovanni e Giacomo, esatto. Però non ho capito. No, mi presento, scusi, perché magari scusi. Qualcuno si sta... sì. Può venire un po' più avanti. Che scusi, facciamo? Sempre per il almeno pezzi. Il pubblico sì, ti vede. Ecco, allora mi presento perché magari qualcuno effettivamente si starà chiedendo: ma chi è questo bell'uomo affascinante? Sì. Con un passato torbido e indietro con le spese condominiali. Presento, sono Enzo Ratti dell'agenzia di spettacolo Enzo Ratti Enterprise. Ah, che cos'è? Perché fa sta cosa? No, che ho messo le luci di Natale all'insegna. Carina, no, vero? E mi occupo di artisti, cantanti, ballerini, attori, attrici. Ah, quindi è management. Cos'è, svizzero questo? No, inglese. No, io non lo mastico lo svizzero, lo mando giù intero. Non... No, nel senso, è un'agenzia di management. Management a te, management. Non la capisco. Sì, comunque sì, mi occupo di tanti... Infatti volevo farvi qualche proposta. Faccio qualche nome. Sì, allora, Franco Nero. Oh. Emma Marrone, Vasco Rossi, ma ho anche altri. Verdone? Non lo conosco. Verdone, mio cognato. Ma che mi metta a conoscere il suo cognato? No, lo conosco tutti. Comunque, ho anche altri artisti di altri colori, eventualmente. No. Se sei... Posto? Dice, dai, dobbiamo fare il pre-sigla. Una cosa carina e simpatica. Stavo pensando. Perché pensi? Lascia stare. Non le facciamo ste robe che sono finte. Che cosa? Tu mi vieni a trovare, io dico, oh, ma finalmente sei arrivato, stavo qui, dai. E poi con l'agenda che mi fai, faccio quello che mi prendi come artista. Vuoi che io faccia il personaggio, quello che ho fatto a Zeri? Se l'è cagato nessuno quel personaggio lì, cioè veramente, non mi umiliare ancora di più, che poi lo faccio e la gente non lo riconosce per l'ennesimo. No, guarda, poi mi sono svegliato presto stamattina, vai, sigla. No. Guarda, c'è quello della spazzatura pure. Per farti capire come sta andando stamattina, vai. Eccoci. Mamma mia, sembrava 20 metri lì, già qui è un'altra roba. Ehi, qua, Vincenzo, siamo già ormai... Senti l'applauso, fatto dall'Eurospin che sta qua. Eccoci, si vede al lato. Oggi Brisaolo a 1,90€. Senti. Con aspira o foglie, non è... L'aspira foglie, sì, non ho lo sputa foglie. Che io poi ho scoperto come funziona lo sputa. Sì. Praticamente c'ha le ricariche di foglie che le metti dentro e le butta. Abbiamo già saltato la presentazione, rifacciamo, allora, facciamo finta che abbiamo iniziato adesso. Fai bene questa rotatoria. Eccoci qua, infatti qua è una zona molto unica, molto non molta gente sta in questa zona, ma perché è una zona d'elite, lo possiamo dire dov'è? Tanto abitite, quindi fans ma nel sì, caso. Sì, Pieve Emanuele, fra l'altro è vicino Pavia, che salutiamo, infatti. Tele Pavia, che è la TV che va su tutta la Liguria, no? Infatti, in Liguria si chiamano Telepiemonte. Allora, aspetta, presentiamo ufficialmente l'ospite, altrimenti siamo già... Non ne vedo nessun altro, quindi esatto. Sarei io, per cui presentiamoci. Allora, direttamente, diciamo gli ultimi successi televisivi, quindi Zeri. Gli unici, la vocale iniziale era uguale. Però poi diremo cosa hai fatto, tante cose. Ma prima. Cosa farò, dobbiamo dire. Ecco, Zelig, dato di fatto, Zelig via. Zelig Event, diciamolo, 2016, quattro puntate celebrative di Zelig Event, tanti comici famosi, importanti, e io. Oh, non ho ancora detto il nome, a casa ne ho capito, ma il nome! Ma lo sanno! Vincenzo Albano! Vincenzo Albano, senti all'Eurospin, che lui ancora si sente come... Vabbè, che dico sempre, no? Che gente che zappa la sera, si vede, becca, sì. Magari ci dice, ma chi sono questi qua? Magari in mattellina ci guardano nella casetta. Questo a che ora va in onda? Questo qua la domenica alle 20:30, in replica lunedì alle ore 14.
e poi sul web, su Mi Piace TV, sempre il web. Sempre, cioè che fai impazzire i server tu. Allora, Vincenzo, grazie per aver accettato l'invito, oggi c'è il sole, io porto gli occhiali, se li vuoi te li presto. No, grazie, io ho i miei graduati, però sei maleducato, non si mettono gli occhiali. La gente vuole guardarti negli occhi. Ah, tu hai messo line, che siamo in TV. Allora, Vincenzo, dico sempre, io tolgo subito il dato di fatto, quindi per assurdo parto dalle ultime cose fatte, perché dopo voglio concentrarmi la cosa bella, l'artista, la persona, non solo il personaggio. Sì, concentriamoci. Allora, Zelig è andato, quindi in questo caso, ma non c'è solo il Zelig televisivo, quindi no. con le sigle, la musica. Bravo. La cosa importante, dove vi ho conosciuto, grazie al basso, Federico Basso, che hai citato. Federico Basso, lo Zelig, diciamo quello vero. Locale, il teatro. Che bello. Il palco storico, che è trentennale palco di Milano, dove sono nati tanti cabarettisti. E anche tanti cabarettisti hanno preso altre vie. Altri sono diventati attori, attrici, attori impegnati, cantanti. Insomma, è un palco veramente storico. Si respira la cultura del cabaret. Hai anche presentato, quindi mi ricordo. Sì, io ogni tanto presento lì al laboratorio. È solo comico, uno pensa solo comico, ragazzi, dico sempre comico, autore, presentatore, le cose basilari, perché tutti i comici al 90% presentano. Tutti i comici al 100% invece hanno anche un altro lavoro, perché non... No, ma i comici di una certa... Io vado, Vincenzo, vado. Vai da... Andiamo, che bello, sì. Oggi abbiamo... Ti faccio vedere quanto è bello il sud di Milano. Che in effetti sembra un po', ricordo, che se c'era qualche trullo eravamo... Esatto. Nella nostra terra, nostra, perché poi diciamo che abbiamo in comune una cosa. E quindi, ecco, abbiamo detto un dato di fatto, quindi veloce, quello più... recente. Invece però in questo caso questo ragazzo qua, che si può dire quanti anni hai? Perché lo dobbiamo dire? Perché sei donna, si può... Perché dobbiamo dare un dispiacere alle teenager che si stanno innamorando? Perché ragazzi, non è che ha iniziato e dice vabbè, l'ho visto, magari ti ha visto in televisione. Lo diciamo perché così uno dice ah vabbè, ma allora ha esperienza. Vabbè, diciamo 37. Ragazzi, però in questo caso sono del 79, ecco, quasi coetanei. Io ho calcato i primi palchi, ma facevo abbastanza calcare nel 99 in piscina. Bravo. No, io ho fatto villaggi turistici un po', ma prima ancora dei villaggi turistici, sotto i portici con gli amici, insomma, quando ecco. si giocava, si scherzava, chi era il coglione, io per esempio. Bravo, perché questo è bello, perché tutti, sempre, chi poi ha scelto la comicità, ha iniziato la scuola, il lavoro. Bravo. Io in questo caso non mi reputo comico assolutamente, però anche io le mie pirlate, cominciamo, usavo, testavo al lavoro le cose, gli oggetti. E poi hai cambiato lavoro. Ah, che bei posti, Vincenzo, che bello, terre, qua. Non mi ringraziare, non mi ringraziare. Sono un ringraziatore. Potevo abitare, che so, in zona isola a Milano, però no, voglio rimanere umile, ecco. Mi piace farti fare le inversioni a U nel bel mezzo del nulla, ad esempio. Ad esempio siamo fra Cascina e Prati, magari adesso non vorrei mai che pensano male, ci stiamo appartando. Sì, anche... infatti, no, mi posso dire che mi piace la... mi piace... La filanda. Attenzione, mica ho preso il 4x4 per fare che cosa? Facciamoci un po' di... la sporco tutta. Ho pulito la macchina perché c'era Vincenzo stamattina e sono già sporcata. Ah, chissà che ci fai in questa macchina. Io non tocco niente, per carità. Allora, tra l'altro non ho ancora avuto un ospite donna. 23 puntate, guarda, tutti se mi paghi posso darti delle soddisfazioni, però mi devi pagare tanto. No, che già quando fai l'artista dicono, ma per l'antonomasia la dico, ma sei gay? No, non è che l'artista per forza no, è... Non per forza, no. Nel mio caso no, tu sei artista, no? No. Allora, Vincenzo, allora, cosa bella che in questo caso, allora, nasce a Taranto. Sì. E poi e muore in queste strade, perché quindi veramente la cosa bella è che c'è un fossato con i coccodrilli che e lo sto ogni volta mi poi sali per lo studio. Sì, giusto? A 18 anni lascio Taranto, vado a Perugia, dove mi laureerò in scienze della comunicazione in soli 6 anni. Uno l'ho fatto perché insomma avevo ormai il contratto di casa, ho fatto 3+3, ho detto sta male rescindere il contratto. Ecco, guarda come vedi, infatti uno pensa, vedi come parli, altro per segnare. Ragazzi, ma chi ha detto che i comici sono ignoranti? Quelli che fanno le trasmissioni che si chiamano Mi Piace possono essere, però i comici no, il comico deve... Infatti mi piace, infatti questo Mi Piace Road Show, sono salvo. Ah, mi piace, ah, vabbè.
Che bello, quando sono rimasti con i comici, poi dopo mi hanno sempre detto, dico sempre, sì, fare battute comici, perché dopo non parla, c'è chi dice si falle, lasciamo stare. Come dice, ma sarà il pubblico a valutare e vai col televoto. E poi come hai fatto poi appunto su dire, c'è il comico, faccio il comico, faccio l'artista, faccio il... Beh, diciamo che la mia aspirazione è... era, è e sarà sempre fare il comico, però non solo di risate si può vivere purtroppo in questo momento, ma magari anche per dei limiti contingenti, per dei limiti miei, magari non ho trovato mai la proposta giusta, finalmente l'ho trovata quest'anno, però diciamo che si fa anche altro, nel senso che io sono anche social media manager. Ho un po' di Facebook, YouTube, ecco, questi sono nomi. Web designer, tutti questi, alla fine queste robe 1200 euro al mese, ma non è che conviene fare più il comico. Infatti che non dicono queste cose, fai il silent swing, la famosa butta wing, one drum, alla fine cosa fai? Sì, scrivo i post su Facebook. Road Show mi piace, volume 2. Questa mi ha fregato, non me l'aspettavo. Stavo lanciando io, voi non lo sapete, ma c'è il famoso Chuck. Buttate il telecomando. Vincenzo, la sì, cosa che dico sempre, la giornata dell'artista, perché la gente pensa, si alza, questo è un tormentone, si alza, non fa niente, no, fa colazione, va al bar con le amici alle 4:30, magari scrive qualcosa, ma che cosa, ragazzi? Ma cosa? Ma se ti arriva alle 11 un cacca, che la giornata dell'artista è bella che è andata via, cioè insomma, la giornata dell'artista inizia con sveglia alle... Per fortuna? Beh certo. Così? 7:30. Ragazzi. Ce l'hai tu due figli? No, ce li ho io, e vanno allestiti, vestiti, la bimba di un anno e mezzo va truccata. Cosa non entro mai nel privato, cosa se lo dice l'ospite, ok, siamo ragazzi, due figli, cioè, ma non è che ve li faccio vedere, non è che... forza, ballate! Ragazzi, non è che sono i Jackson 5, sono due figli normali. Così giovane, diciamolo, ma ancora posso mettere incinta. Quindi se vuoi andare appuntamenti, prendi gli appuntamenti, mi raccomando, il management. E quindi due figli, per cui si accompagnano a scuola con l'aiuto anche della madre dei miei figli, che poi ho scoperto essere mia moglie. Beh, per fortuna. No, non è sempre... Facciamo lo scoop? Chiamalo d'urso? Ma è proprio perché ho scoop che... Ah no, il verbo continuava poi. E quindi dopodiché arrivo a casa alle 9, ritorno a casa, piango, depressione, tristezza, perché il comico è triste. Nonostante Vincenzo, uno dei comici incomici anche persone che non sa mai quando scherzo, perché hai sempre il sorriso. Non sai mai quando sono serio e quando sono scherzo. Questo è vero, però hai ragione, perché l'artista invece il comico ride sempre, ma non è vero, che allora, sì, io dico sempre, come dicevo l'altra volta con Rossi, ma il comico deve sempre, ma perché il comico deve sempre ridere fuori? Non è la prossima come tutti gli altri. Io se posso piango sul palco. Ecco, cioè, scusa un attimo, non è che deve forse sempre allegro, poi sono momenti in cui dici, cavolo, le preoccupazioni, i pensieri, le cose, gli spettacoli, devo scrivere giù, perché non è esatto, il telefono che non squilla mai, e magari perché è spento, perché poi il comico è anche un cretino. Sai dove ti voglio mandare io? No, sempre Gaggiano, a vedere queste, mai mannato da quel paese. Niente, poi un po' si scribacchia, un po' si esce a cercare, diciamo, ispirazioni, perché un comico che sta a casa non è un comico. Bravo. Che sta che tutto, vuole parlare alla gente. Tutto il mondo è palcoscenico, dico sempre, tutti siamo attori, registi, comparse, esatto, e tutto quello che è. Esatto. La notte per l'artista, esatto, è la parte più bella, ragazzi, dove in cui... Io dormo. Perché, allora, io piango, è vero, però non è che tu puoi essere... dormo la notte, dormo. Ah, pensa che c'è l'ispirazione. Ma da cosa? Che giri i canali, magari vedi qualche... No, dormo e basta. Giriamo che siamo contro il sole. Andiamo. Sì. Vincenzo, che girone, che girone infernale. Che bello. Guarda, sono quelle mattine che tu non ti aspetti che poi... tante sorprese, ma adesso asco.
Adesso la sorpresa, io e te abbiamo tante cose in comune, per tua sfortuna. Dici, ma cazzo, ma io non qua lo sottolineerei, perché poi la gente mi assimila a te. Ecco, ti voglio far finire la tua carriera qui oggi, ma A Binasco io bi muoio, praticamente. Bella, questa... Bella, sottolineiamolo che bella. E infatti poi dicono, grazie a Carlo, sono comico, però io mi stupisco sempre perché... Però ricordiamoci che sono triste, ricordiamoci che vado a letto presto. Attenzione, quindi le origini in comune e stessa città, grazie, tanto, tanto, poi diremo un'altra cosa su Taranto. Possiamo salutare tutti i tarantini che stanno a Pavia. È vero, quindi uno ciao qua, Mimmo, uno... ciao Nico. È vero che, attenzione, Mimmo e Nico, sempre i nomi top... E Vincenzo anche, fratello anche. Vincenzo, certo. Però abbiamo... Beh, delle cose in comune. Questa magari a primo colpo non dice molto, sembra un pezzo satanico. Ecco, infatti, perché... Ma in realtà senti che monta, questo è un minuto dura sta roba. Un minuto? Sì, dovevi tagliarla. Vabbè, però appunto, diciamo, forse ero già un po' avanti. Ecco, infatti. Grande gruppo. E adesso me la canti però, la cantiamo insieme, attenzione sorpresa, tanto freddo come ce l'ha già a cantare. Hey, one man, one go. Attenzione abbiamo Brian, ha! One vision, one heart, one soul. Vedi, devi cantare, no, devi cantare, non ti preghi, canti. Just one solution. Sono la chitarra, non... Posso dire perché questa è la mia canzone preferita? Passiamo. Questa è la mia canzone preferita perché questa è la canzone che, con cui Queen aprivano l'ultimo tour che hanno fatto a Wembley. E questo riff praticamente Brian lo suonava mentre loro stavano ancora dietro. Che bello, quindi che bello, c'è che tutta bello. L'adrenalina. Che bello. L'adrenalina e è... c'era Freddy che faceva così. Esatto. Proprio che entrava dietro. Il pubblico che non ce la faceva più, era impaziente, quindi si sentiva questa carica del pubblico, questa carica di ansia, adrenalina, io la metto ogni volta che devo entrare sul palco. Per dire, senti, ma se Freddie Mercury ha fatto quello spettacolo davanti a 100.000 persone, ragazzi. Ma non rompere le palle per 40 persone che c'è davanti. Bravo, ma soprattutto... E io esco e faccio e canto One Vision e sbaglio. Ma soprattutto quando dicono... io dico gli emergenti, chi suona emergenti? Sì. Che l'emergente è uno status di vita, non è... Sì. Non sopporto gli emergenti. In questo caso, nella voce non sento... Ma tutte ste robe nell'orecchio, non sento... Ma cantano, madonna che non ti fa... Guarda! Ma chi è questo? Ma adesso? Stai buono, però devi stare... Perché poi è vera la roba degli artisti, Ma in senso, ma adesso siamo... Io, guarda... Ma metti le mani sul volante prima che io te le metta addosso, ma non siamo best friend adesso? Ma... Come questa giornata? Sei nella friend zone, ecco. Ah, sono friendzonato? Sei friendzonato. Andiamo, va! Però Vincenzo, allora, gli spettacoli in questo caso non c'è solo Errati. Non c'è solo il personaggio Errati che io ho portato comunque per il pubblico di Telepavia. Comunque l'agenda che ho portato a Zelig, ragazzi. Da cui il Ratti andava a leggere i suoi personaggi. E questo è il copione che andava. Bello il fonte, quello che uso anch'io. Esatto. Questo è un Arial, mi pare. Vedi, questi sono proprio i personaggi. È questo che leggevo. Aspetta, mi sono vicino, vediamo un po' così. Siamo quella parte. Ecco. Ecco qua. Vedete? Sei fuori sole, beh, dai, si vede, si è visto, dai, ok. Sul palco io leggevo questa roba. Ragazzi. Quindi pensate, il Madonnaro, l'artista che c'avevo io, il Madonnaro, lui fa. Disegna sui marciapiedi e quando piove certe madonne che... incredibile. Mi guardo la comicità a centimetro zero. Oppure c'era il maialino coraggioso, Babe, che lui salta nel cerchio di fuoco, salta, risalta, salta e finché non è cotto non lo facciamo smettere. Questo è un altro degli artisti della Enzo Ratti Enterprise. Grazie. Che devo togliere ancora le luci di Natale dall'insegna perché un fachiro, abbiamo in agenzia un fachiro, lui mangia il vetro,
il lunedì, il martedì la plastica, il mercoledì passa per l'organico, un fachiro che si differenzia, insomma. Un ballerino viene da amici, stava da loro a pranzo, viene un attimo qui, balla. Buonasera, benvenuti amici. Poi abbiamo due africani, artisti di tutto il mondo, due africani, uno keniota e l'altro che sta imparando. Davide. E questa è l'agenda del 2016, posso dire anno memorabilis. Dato che non sto ad Amus qua, ragazzi, questa è l'agenda. L'agenda! E Vincenzo, allora adesso facciamo un attimo i seri, altrimenti cosa andiamo in macchina qua a parlare le cose nostre. Abbiamo fatto i facenti finora, adesso facciamo i seri. La cosa è gli appuntamenti. Anche se lascio sempre la puntata neutra, perché così uno si può vedere ad agosto, a dicembre. Sì. E quindi? Però, quindi magari. Cioè, se io dico sabato, quindi mi impegno col pubblico ogni sabato a fare una serata a Rozzano, tipo. Ad agosto? Sabato no. A Rozzano, e io. Sei no. Agosto. No, diciamo allora, gli appuntamenti, sì. Appunto, in questo caso, attenzione. Prendo il mio. Io vi dico che l'1 aprile e non è un pesce d'aprile. E ci siamo, siamo già stati. Ma già come dicono a Taranto, è un pesce da aprile. Si può dire due parenti, uno o l'altra. Allora, l'1 aprile sarò a Zelig col mio spettacolo, anche in compagnia di Fausto Solidoro, Mario De Janeiro di Zelig. Quindi l'1 aprile, Zelig, Viale Monza. Venite, che se io vado a scoprire che c'è uno di voi che sta vedendo sta roba e non viene l'1 aprile. Tanto vi conosco tutti, Occio, vi conosco tutti quanti. Vi conosce e voi conoscete lui che è ancora peggio. Io, ecco, quindi se ci vado, infatti dove per cui l'1 aprile, oppure se volete facciamo questo qui del sud di Milano, rimaniamo al sud, quindi. Mi piace, però tanto fa. Senti la cadenza, non faccio. Però ce l'ha della cadenza del certo che ce l'ho. 18 marzo a Rozzano, Cascina Grande, col mio spettacolo. Miseria, 18, però. Andate voi perché io non posso, che devo presentare una cosa. Ed eccoci, finale puntata, il tempo è volato. Per me è volato, volatissimo, sai che il tempo è relativo, per te è volato? Ma guarda, è volato e mi ha anche cagato sul giubbotto. Gliel'ho servita. Allora, grazie e Vincenzo per essere venuti in puntata. Quindi allora, i saluti importanti, salutiamo una persona importante. Salutiamo il mio amico e autore Alessio Tagliento, che stamattina non è potuto venire perché aveva l'esame di rifinitura della prostata da fare. Però lo saluto con lui, oltre che a scrivere, diciamo che non scrivo, riporto quello che diciamo quando siamo insieme. Questo è bello perché siete anche, in questo caso il comico e l'autore, siete anche più bello, certo. uniti, compatti. E saluto tutti quanti i miei figli, che spero che in questo momento non stiano seguendo sta trasmissione. Mi raccomando, mani sempre sul volante, non fate come fai che parlo, poi chiacchiero. Metti le mani sul volante. E quindi allora mi raccomando, il 1 aprile non perdete l'appuntamento a Zelig Viale Monza con Vincenzo Albano, e ci sarà anche Fausto Solidoro, oppure il 18 marzo alla Cascina Grande di Rozzano col mio spettacolo. E beh, tante robe, insomma, vabbè, poi mettete like alla mia pagina, bravo. Enzo Ratti Enterprise, bravo, la pagina dell'agenzia fake, diciamo, di spettacolo, Enzo Ratti Enterprise su Facebook. E se avete visto questa puntata, quindi in questo caso, ma l'1 aprile è già passato, fa niente, andate sempre sul sito, sempre le puntate qua. Esatto. E poi anche perché poi Leoporto, sì, magari l'hanno già vista a teatro, ragazzi, data del 22 aprile. Seguite, mi piace ridere, accettato. Ho accettato. Maria, ho accettato, ragazzi, l'invito. E lì finirà la sua carriera, sicuramente. Mi spiace. Beh, o la tua, mi ti porto a fondo proprio. Grazie Vincenzo. Grazie a voi di Telepavia. Andiamo, ok. Ciao, vai ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Fatevi una vita. Adesso fai dritto, perché abbiamo finito. Grande, no? Adesso fai dritto e alla. Sono stanco, Proprio contento, guarda, proprio. Bene. Mi è piaciuto tantissimo, proprio guardo. Questo proprio fatto che sia finita e. La ciliegina proprio sulla top. Vai dritto che siamo quasi arrivati.
adesso vedi, alla prossima, giri a destra e mi porti a casa, che no, mi sono divertito, ci mancherebbe. No, alla prossima. Ma aspetta, cioè, se ci prendi un alimo, ma non ti sei divertito, vedi? Ma scherzi, no, non è ieri tipo, dici? No, non è che ho visto, dici stamattina ho visto prendere il telefono, mi stai bloccando? No, assolutamente no. Ma Vincenzo, ma sì, sono su Facebook, ma sto cercando, non ti vedo più. No, perché mi hanno bloccato il, praticamente, siccome oggi è alterna come targa, allora siccome ho fatto il cambio dell'operatore telefono, cioè internet qui non va, nel senso che col fatto dell'embargo verso Cuba, vai dritto, vai, e io sono quasi arrivato, vai. Ecco, guarda, alla fine di questa strada, dopo il camper, mi lasci dove mi hai preso, insomma, via. Dicio, sicuro, perché poi guarda che poi c'è, devo fare il teatro, ma vieni. Certo, ma io vengo il 22 aprile, abbiamo detto. Ah, vieni? Sicuro? Dove? A Treviolo, Roncola, Bergamo. Va bene, ma certo, ma guarda, lì vengo assolutamente, anche perché... insomma, a me non piace parlare di soldi, mi piace averli, però parlare no, finché parli non... va bene, senti, allora, bella trasmissione, io sono pronto con Rec Play, quando è che vai in onda? Sì, adesso vediamo se ti... C'ho già la cassetta vergine nel videoregistratore, guarda. Ma ti vedo contentissimo proprio. Non mi vedi contento perché c'ho la barba, perché la barba nasconde un po' le rughe di espressione, che sono contentissimo. Oh, grande, eh? Ciao. Vado già a sintonizzarmi su Tele Monte Carlo, hai detto? 89. Grande. Per il digitale? Terrestre. Peccato, c'ho ancora l'antenna. Ciao.